Cavaliere Amazzoni, bentornati sul mio canale. Come vedete oggi non sono a casa, ma sono venuta qui al centro ippico Il Muretto per far fare la prima uscita, il primo percorso fuori casa ai miei 2-4 anni, Chucking e Lois Lane. I due puledri sono arrivati verso fine aprile, entrambi sdomi. E per chi ha seguito il progetto con Charlie's Angels, ho fatto più o meno le stesse tappe anche con loro, quindi a casa sono già bravissimi a fare dei piccoli saltini, li ho portati anche in passeggiata, nei giorni scorsi ho anche fatto su e giù dal camion per essere sicura che per loro questo viaggio non fosse, diciamo, un trauma, e quindi oggi dovrebbero essere pronti per affrontare un primo percorso fuori casa. Inizierò montando Lois Lane, lei è una cavalla Zangerscheide, figlia di Lector Van den Bishop per Cupido. È una cavalla dal fisico bellissima e mi ha subito conquistato. Quando ho visto il primo video mi sono innamorata e ho voluto portarla a casa a tutti i costi. Una cavalla estremamente intelligente, molto sensibile e molto reattiva anche alle richieste del cavaliere, quindi mi diverte molto lavorare con lei. Adesso farò un paio di giri di campo al passo in modo che si ambienti un po', e quando sarà un po' più tranquilla allora potrò salire. Giornata veramente anomala, ieri c'erano 32 gradi, oggi ce ne sono 18. Quindi i cavalli sono anche belli carichi e freschi per questo freschino. Vediamo, speriamo vada tutto bene. Ho preparato un piccolo percorso composto da due linee, una da fare in 4 falcate di galoppo, l'altra da fare in 5, e una gabbia centrale con una falcata di galoppo al centro. Ovviamente per la gabbia ho messo anche un paio di barriere a terra lateralmente in modo che mi aiutino un po' per la direzione, e ho messo anche qualche cancellino, qualche bidoncino in modo che si abituino anche ad avere salti un po' più pieni e un po' più colorati. Dai, sì, è il tendone che si muove. Dai. Brava. Ok, bravissima. Brava. Ok, super. Ok. Una giornata molto ventosa, il vento fa muovere il maneggio coperto che è fatto di telo, quindi Luli era veramente carica. Adesso che ho galoppato un po' sembra un pochettino più tranquilla. Come vedete mi piace sempre montare i puledri usando un collare come aiuto, in modo che se sono carichi, se mi tirano una sgroppata, fanno un piccolo dietro fronte per qualcosa, io sono sempre attaccata saldamente al collare e non intervengo sulla bocca del puledro, e riesco anche in questo modo a seguire un pochettino di più dei movimenti improvvisi che possono succedere. Adesso sembra molto più rilassata, la porto a vedere al passo il primo verticalino che affronteremo, che è questo qui con già dei cancelletti. Ho preparato la barriera davanti a poco più di 2,50 m perché verrò al trotto,
glielo faccio vedere, non sembra molto interessata, mi fermo un attimino e le faccio una carezza. Ok, proviamo. Oh, oh, brava, bravissima. Oh, oh, oh. Brava. Oh, oh. Oh, oh. Brava, bravissima. Brava. Oh. Secondo verticale. Oh. Brava. Bravissima. Ok, molto bene anche il secondo verticalino. Adesso le farò vedere una volta l'oxer. Bravo. Brava, bravissima. Brava. Ok, adesso proverò a farlo al galoppo. Brava, bravissima. Super. Brava. Bene, adesso proveremo ad affrontare una volta questa linea. Le faccio vedere l'oxer d'entrata e anche il verticale di uscita. E affronterò prima solo singolarmente il verticale di uscita una volta. Bravo. Ok, vengo sul verticale di uscita al trotto. Brava, bravissima. Ok, molto bene. Adesso cambio mano, mi metto il galoppo destro e farò tutta la linea. Questa qui è la linea da 4 falcate di galoppo. Ok, come vedete non sa ancora riceversi al galoppo corretto rispetto alla direzione in cui le chiedo di andare. Adesso faremo un primo percorsino e poi durante magari la ripetizione del percorso allora inizierò a chiederle anche di cambiare di galoppo o di riceversi addirittura al galoppo corretto. La linea è venuta bene, quasi un pochettino corta, la cavalla copre molto. Adesso proveremo a fare la gabbietta. Le faccio vedere prima il secondo elemento. Brava. E poi anche il primo. Bravissima. Bene. Adesso verrò dal galoppo sinistro e proveremo a fare la gabbietta. Scusi Matteo. Ok, brava. Bravissima. Brava. Brava, bravissima. Qualche problemino in gabbia, ci sta, e anche perché è la prima volta che affronta una gabbia con uscita oxer, quindi adesso ci prendiamo un attimino di tempo e la facciamo un paio di volte fin quando non si mette bella tranquilla.
Bene, adesso proverò a mettere insieme quasi tutti i salti, fare un piccolo percorsino. Eviterò di fare tutta la linea in 5 galoppi perché il secondo elemento è veramente vicino al maneggio coperto e con la scusa di questo vento il tallone sbatte tanto, non voglio metterla troppo in difficoltà e farla andare troppo in quell'angolo là dove lei è veramente tesa. Quindi affronterò solo il verticale della linea dei 5 tempi e non entrambi gli elementi. Bravissima! Brava! Bravissima! Brava! Bene, Luli è stata molto brava. Come vedete, i cambi di galoppo per lei non sono assolutamente un problema, quindi quella è una buona cosa. Ho ancora un pochettino di contrasto con l'aiuto della mano e credo anche che ci siano da farle i denti, per questo ho già prenotato l'appuntamento col dentista che verrà la settimana prossima, perché quando intervengo con la mano, come avete visto, è un pochettino sempre scontrosa, quindi penso che ci sia qualche dentino che le dà fastidio. Comunque questo lo vedremo nelle prossime settimane. La qualità del salto, come avete visto dai primi salti agli ultimi, è calata un pochettino, ma è normale. Ovviamente la cavalla alla fine era un po' più stanca rispetto all'inizio. Un fattore che non avevo valutato oggi, che non si poteva prevedere, è appunto questo vento molto forte che sicuramente non aiuta la situazione, anche perché prima di averla tranquilla all'inizio ho dovuto galoppare veramente un bel po', quindi è ovvio che adesso sia un pochettino più stanca. Bene, con lei abbiamo finito. Mi piace sempre scendere con i puledri al centro del campo in modo che non associno troppo l'uscita alla porta. Premio e andiamo a prendere Chucking, che visto il maltempo girerò un pochettino la corda prima in modo da non trovarmi nella stessa situazione che era lei all'inizio, molto tesa e molto carica. Lui è Chucking, è un cavallo Oldenburg, figlio di Chacun Blue per Staccatol. È arrivato qualche settimana dopo Luli e comunque sono tutti e due più o meno allo stesso livello di lavoro. E sono arrivati entrambi molto molto magri, stanno pian pianino prendendo peso, però lui fa un po' più fatica rispetto a Luli a mettere su ciccia. Adesso pian pianino, con tanto fieno e un po' di barbabietole, spero che prendano peso tutti e due. Abbiamo girato la corda circa 5-10 minuti. Chucking non è per niente carico, ma sembra un po' teso, tutta la situazione nuova. Sembra essere un po' agitato più per quello. Quindi adesso ce la prenderemo con calma anche con lui. Farò un paio di giri al passo, un paio di giri in campo a mano, in modo che si ambienti un pochettino.
Oggi è domenica, quindi il mio aiutante Dani è a casa di riposo e c'è Giulia a darmi una mano. Andiamo a vedere il primo verticalino. Bravo! Oh, bravo! Bravissimo! Bravo! 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 Bravissimo! Il problema principale di oggi per questi due puledri è principalmente il tendone, anche perché non essendo scuderizzati qui non sono neanche abituati a vedere una struttura coperta così imponente, e quindi la difficoltà per loro di oggi è quella lì. Benissimo, anche col blu non ci sono stati problemi. Adesso gli farò vedere l'oxer verde. Ok, e lo proviamo al trotto come prima. Bravo, bravissimo, bravo, bravo. Bene, adesso proviamo l'oxer al galoppo. Bravo, bravissimo. Bravo. Farò il secondo elemento al trotto. Bravo. Bravo. Bravissimo. Bene, un po' distratto nella girata, ma sul salto nessun problema. Adesso proviamo a fare tutta la linea al galoppo. Bravo, bravo, bravissimo. Bene, molto bene. È venuta un po' corta anche a lui la linea. Sono due cavalli comunque con una falcata molto grande. E adesso ci avviciniamo alla gabbia. Vista la situazione di prima con l'uli, che era un po' titubante sull'oxer molto colorato, tra l'altro arcobaleno, faccio una volta al trottino solo l'oxer anche con lui, in modo che lo conosca già. La girata un po' stretta, però cercherò di fare il mio meglio. Un oxerino piccolo, quindi non serve prendere tanto slancio. Oh, è bravissimo, bravissimo. Bravo, bravissimo, bravissimo. Buono, super bravo, benissimo. Adesso un attimo di passo, un attimo di relax e poi metterò insieme tutto il percorsino anche con lui. Bravo. Bravo. Oh. Thank you.
Bravo! Bravissimo! Bravo! Bravo! Bravissimo! Oh. Bravo! La linea in quattro galoppi, come avete visto, è venuta molto corta, molto affalcata. E rispetto a Luli, i cambi di galoppo per lui sono un filino meno automatici, quindi come avete visto, ogni tanto mi sono messa al trotto per chiedere la partenza al galoppo corretto, ma devo dire che mi ha anche ascoltato in un paio di ricezioni e si è ricevuto al galoppo corretto, quindi secondo me è una cosa che verrà adesso a breve, nel giro di un mese, un paio di mesi, cambierà anche lui molto facilmente. Sono molto contenta e soddisfatta dei miei due puledroni, di come hanno saltato oggi, di come si sono comportati in questa giornata molto ventosa. Adesso abbiamo finito anche con Chucking, lo portiamo in scuderia, lo disselliamo, dopodiché nel viaggio verso casa ci rivediamo in camion insieme per fare qualche considerazione finale. Eccoci in camion, stiamo rientrando, abbiamo circa un'oretta di strada adesso e devo dire che la giornata di oggi secondo me è stata un'esperienza molto produttiva per entrambi i puledri, sia dal punto di vista climatico, perché il forte vento sinceramente non ce l'aspettavamo, e anche dal punto di vista di esperienza per il posto nuovo. Per questo ringrazio molto il Centro Ippico di Muretto per avermi messo a disposizione il campo, tutto per me. E sono molto contenta di entrambi i puledri, di come si sono comportati, di come si sono approcciati a questi salti nuovi, campo nuovo, percorso nuovo. E quindi credo che sia stata un'esperienza molto bella per loro. Sono molto contenta di averli scelti entrambi, perché acquistandoli diciamo sdomi alla fine li ho potuti solo vedere saltare in libertà e quindi il rischio poi che montati non abbiano la stessa qualità che si vede nel salto in libertà c'era, nel senso c'è sempre questo rischio. In questo caso invece sono molto soddisfatta di come sono tutti e due i cavalli sotto la sella, perché credo che mantengano comunque tutte le loro qualità che abbiamo visto appunto nel salto in libertà, e entrambi sono anche molto intelligenti e propensi al lavoro col cavaliere, quindi di questo sono molto 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 contenta. E niente ragazzi, io vi saluto, per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!